Dottoressa Baldi, genetista forense, un commento su questo rinvenimento del DNA sulla tenda dell'ultimo delitto di Scopeti, cosa si può dire in merito? Allora, io ovviamente non avendo letto gli atti o la perizia del collega che ha effettuato gli accertamenti, posso parlare solo per quello che sono le indiscrezioni sui giornali. Sembrerebbe essere stato trovato un profilo sui jeans del ragazzo francese e un altro profilo sulla busta che conteneva i proiettili inviati all'inquirente. Quindi, certamente, diciamo, il ruolo di questi profili, forse è più interessante quello della busta sotto certi aspetti che quello del jeans, però questo dimostra il fatto che comunque questi accertamenti andavano fatti, dimostra il fatto che all'epoca non si è lavorato in maniera precisa perché non tutti i profili delle persone che sono state coinvolte a un titolo diverso è conservato negli archivi della polizia e quindi le comparazioni non è possibile farle completamente con tutti. Però c'è anche da dire che i jeans sono indumenti che sono a contatto con l'esterno, quindi sarebbe molto utile sapere in che punto è stata trovata questa traccia, perché diverso è aver trovato una traccia magari sull'orlo o all'esterno, diversamente se invece l'abbiamo trovata sulla zip o all'interno dei pantaloni potrebbe assumere un altro tipo di ruolo investigativo. Quindi diciamo che aspettiamo con ansia di leggere che cosa ha trovato il collega. Si parla anche della cerniera e della tenda stessa, di tracce genetiche Certo, complete. quello anche è importante perché chiaramente qualcuno l'ha manipolata quella tenda quando è avvenuta questa vicenda. È chiaro che sarà stata manipolata anche prima, quindi non possiamo, come sempre, considerare il DNA come l'unica utilità, come l'unico presidio utile per fare indagini. Però non farle per niente, le analisi mi sembra inutile, mi sembra anche dannoso. Quindi andiamo a vedere di chi sono, cerchiamo di fare tutte le comparazioni possibili. Se le persone sono decedute, andiamo ad analizzare i parenti, ma cerchiamo di attribuirle. Ecco, questa perizia, sempre da quello che si legge sul giornale, e non ho motivo di credere il contrario, esclude anzi, Pacciani e tutti gli altri indagati, gran parte degli altri indagati della storia del mostro, della vicenda del mostro. Sì, è vero, perché di quelli il DNA conservato c'era, quantomeno il profilo c'era, quindi è stato veloce e rapido poterli diciamo, confrontare. Invece di alcuni no, e quantomeno sarebbe utile ripetere, cioè io sono del parere quando ci sono questi fascicoli così complessi, bisognerebbe forse rileggere tutto nell'ottica del fatto che c'è un profilo sconosciuto che deve essere identificato. Quindi, come le analisi per esempio per la Campiraldi hanno portato a un successo che è stato encomiato nel mondo, no? Analizzando tutta la popolazione di un certo paese, di una certa zona, sarebbe stato molto utile, forse conoscendo anche prima questo profilo, andare ad indagare e ad analizzare le persone a vario titolo coinvolte. Certo, considerando l'azione omicidiaria, quindi le scissioni, l'entrata all'interno di Pacciani e Vanni, almeno come la racconta Lotti, no? E come ce la raccontano le sentenze, noi ci basiamo su questo dato di Certo, questa fatto. documentazione ufficiale, sì. Ecco, quindi per entrare dentro e compiere queste oscenità. Ci saranno, diciamo, stati un po' di minuti all'interno, quindi è plausibile che non ci sia il DNA di Pacciani? È plausibile se non è stato lui, questo sicuramente, no? Ah, È ok. plausibile, primo, è plausibile se magari era vestito come molto probabile, se magari non ha utilizzato guanti e non è un buon donatore di DNA,
perché ci sono delle persone che non rilasciano tanto DNA quando toccano, il touch DNA non è così concentrato, altre persone che invece sono dei buoni donatori, per cui basta che sfiorano una superficie e rilasciano DNA, e poi sono passati tanti anni, quindi chiaramente anche un pochino si sono degradati questi reperti, quindi questo fa sì che se c'è un DNA a bassa concentrazione si potrebbe essere perso, si potrebbe essere degradato, quindi la valutazione è molto complessa. Quindi potrebbe, quindi Pacciani non esce dai giochi, ecco, per così dire. Non direi che questo sia molto significativo da questo punto di vista. Certamente lì Pacciani non c'è, questo è un poco quasi sicuro. Quindi non essendoci sulla tenda, per capire, insomma, non essendoci sulla tenda, È un fattore in più che può dire che lui non era presente, però è anche vero, come dicevamo, che non è che l'assenza di DNA possa pur essere determinante per stabilire che lui non è l'assassino. No, però sicuramente quella tenda lui non l'ha toccata, o quantomeno se l'ha toccata non è un buon donatore. Il fattore è sicuramente un fattore più indicante il fatto che lui non l'abbia toccata rispetto al fatto che l'abbia toccata. Certo, perché l'azione è stata cruenta, insomma, quindi. Eh sì, l'azione è stata cruenta, quindi è stata anche lunga ed è stata anche una cosa forte, diciamo, da un punto di vista di toccamento. Quindi io non penso che sia così facile non rilasciare completamente tracce, però per carità, tant'è che infatti qualche traccia è stata trovata, voglio dire, no? Quindi Appunto, se è stata trovata. mi dà più l'idea che sarebbe utile capire chi l'ha toccata rispetto a chi non l'ha toccata, Certo, ecco. no, però noi partiamo da un assunto che è quello poi viene connotato come capo banda dei compagni di merenda, e quindi agli occhi degli ascoltatori è in mostro, ecco. Lo so, Però non però ne sappiamo tutti che ci sono delle criticità in questa cosa, è. quindi chiaramente. Ecco, però ecco, torno a ribadire, la non presenza del DNA di Pacciani ci Non ci consente fa orientare di più sul fatto che lui non ci fosse, o perlomeno che quella tenda non l'ha no, toccata. che lui non ci fosse, ok, però che lui non abbia compiuto quell'operazione così come ce la racconta il testimone Lotti. Ah, sì, certo, sì, certo. Quindi Sembra smentire quella testimonianza, è chiaro. diciamo che l'unica cosa certa che si evince da questa perizia e si deduce che il testimone non ha detto i fatti come sono andati, insomma. È altamente probabile.